Andiamo all'assaggio, come vedete, guardate, bellini. Bianchi. Buoni. Buonissimi, ragazzi. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video del vostro Batman. Oggi faremo i panzerotti. Gli ingredienti per i panzerotti sono 1,250 kg di farina, 2 cucchiaini di sale, 3 cucchiai scarsi di zucchero, 750 ml d'acqua e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e un cubetto e mezzo di lievito. Inizieremo con mettere tutta la nostra farina dentro la planetaria. Metteremo i nostri cubetti di lievito i nostri 3 cucchiaini scarsi di zucchero la nostra acqua, sciogliamo il sale nell'acqua, intanto andiamo a mescolare con il nostro gancio che abbiamo messo nella nostra planetaria. Abbassiamo e andiamo in giro. Dopo che si è amalgamato il tutto, andrò a mettere 2 cucchiai d'olio. Due cucchiai d'olio e mezzo. E rigiriamo il tutto. Andiamo a impastare a mano l'ultima parte per farla rendere tutta bella liscia. E poi la andremo a fare riposare per 3 ore
intanto stiamo facendo le pallette, questa è la pasta lievitata, adesso vi faremo vedere come si fanno. Stacco un pezzo, una palletta di 80 grammi deve essere, e si chiude, poco però. Queste sono le pallette. Ci rivediamo una volta che abbiamo fatto tutte. Per il ripieno andremo a prendere mezzo chilo di formaggio, noi avremo questo tipo di formaggio, 2 etti e mezzo di mortadella e 2 etti e mezzo di prosciutto cotto. Allora, come potete vedere, abbiamo tagliato il nostro formaggio a cubettini, la nostra mortadella a cubettini e il nostro prosciutto cotto. Ci rivediamo dopo, quando stenderemo l'impasto, che adesso sta un'altra volta lievitando, e formeremo i nostri panzerotti. A dopo. Questi sono il nostro impasto dopo che ha lievitato. Guardate, sono diventati ancora più grossi. Andremo a stendere con il mattarello il nostro impasto. Andiamo a mettere il nostro formaggio e un po' di mortadella. Chiudiamo. Utilizziamo la forchetta per la sigillatura. Secondo. Ci vedremo quando lo avremo fatti tutti. Questi sono i nostri panzerotti belli belli farciti, e adesso manca soltanto di friggerli. Ci vediamo dopo. Stiamo friggendo gli ultimi 3 panzerotti. Oh, meno male, ho messo a fuoco. Guardate come si sono gonfiati bene. Questi sono gli altri. E dopo andremo all'assaggio. Andiamo all'assaggio. Come vedete, guardate, bellini. Pianti. Buoni. Buonissimi, ragazzi. Infatti la ricetta ci vuole un po' di tempo perché dovevo fare la doppia lievitazione, però sono gustosissimi. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi ricordo di mettere like, iscrivervi e commentarmi sotto su che altre ricette volete, e come al solito vi invito anche a seguirmi nelle varie pagine social, che troverete il link giù in info box alla fine del video. E allora al prossimo video, ciao! Non dimenticatevi che ogni sabato alle ore 21 ci sarà una nuovissima live.